Ma andiamo avanti, piano piano, eh. E poi dopo domani pomeriggio si parte per la Basilicata per registrare alcuni cammini. Oggi ho ricevuto una bella notizia che la RAI manda in onda durante il mese di luglio le 4 puntate dell'anno scorso. Contenti? Ah? Quindi chi non le avesse viste, di nuovo San Michele, e gli altri cammini che abbiamo fatto, Assisi, Santiago de Compostela, insomma. E passando lui mi chiamò. Quando è che lui passa e ci chiama, brava gente? Quando ascoltiamo la sua parola. Eccoci qua. E allora ascoltiamo il motivo del nostro stare insieme, eh? In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa infatti è la legge e i profeti. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti solo questi sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Brava gente, ci troviamo di fronte ad una parola che racchiude quello che è il cuore. Gesù lo dice chiaro: questa è la legge dei profeti, cioè è praticamente il cuore del Vangelo. Voi sapete, queste due grandi colonne erano quelle che guidavano il popolo di Israele, la legge e i profeti. Gesù sta al centro. Se vi ricordate, la legge e i profeti, Mosè e il profeta Elia appaiono anche durante la trasfigurazione. Uno rappresentava la legge, Mosè, e Elia rappresentava la profezia. E al centro c'è Gesù. E allora che cosa ci vuole dire il Maestro? Ci vuole dire una cosa importante. E qui è davvero la sintesi, la strada principale, la strada maestra, il cuore. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Abbiamo detto diverse volte, c'è la legge del taglione, no? Se tu mi fai questo, io ti faccio questo. Cioè, se tu mi, che ne so, mi rompi la casa, io ti rompo la casa. Se tu mi tagli un dito, io ti taglio un dito. Era la legge del taglione. Poi c'è la legge che inizia ad emergere con Gesù, ed è quella: non fare agli altri quello che non vuoi fare, che non vuoi sia fatto a te. E c'ha questa privazione, inizio con un elemento negativo, non fare. Ma Gesù ora si è spinto proprio alle estreme conseguenze, al cuore, è arrivato il momento per capire la sua persona, la persona di Gesù, il suo messaggio, ed è questo. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, voi fatelo agli altri. Ed è un'impostazione positiva, ed è una grande novità, un'assoluta novità. Questa indicazione di cammino la troviamo solo nella persona di Gesù. L'amore qui è spinto ai massimi livelli, potremmo dire. E non c'è cosa più bella di questa. Al centro di questa affermazione poi ce ne sono due che aprono e chiudono. La prima è quella di non dare le perle ai porci, non dare le perle ai cani. Che cosa vuol dire Gesù? Vuol dire che ci dobbiamo sentire superiori agli altri? No.
vuol dire che ci dobbiamo adeguare agli altri, no. Vuol dire che dobbiamo essere aggressivi, no. Quello che ci vuole dire Gesù, dire non date le cose sante, no, agli altri, ai porci, a chi non lo può comprendere, significa che noi viviamo con una bella e sana consapevolezza. Vi avevo letto tempo fa una lettera di un giovane che diceva, la Chiesa a volte invecchia, le istituzioni falliscono, che cosa è necessario per l'uomo contemporaneo? È necessaria la consapevolezza del proprio vivere. Ecco, Gesù ci dice, prima di consegnarci quella affermazione molto bella che abbiamo detto poc'anzi, ci dice: vivi con consapevolezza il tuo essere credente. Vivilo con grande consapevolezza, con un'importante consapevolezza, cioè sii consapevole del grande dono che è il nostro essere cristiani. Noi a volte, io spero che ci pensiamo, siamo cristiani, cioè seguiamo Gesù. È questo che deve, è questa consapevolezza così importante che vissuta bene porta a rispettare anche questa nostra fede. Ed infine troviamo un po' le due ali di questo vivere facendo agli altri quello che vogliamo sia fatto a noi. Uno è essere consapevoli, l'altro sapere che questo cammino è impegnativo, passare per la porta stretta. Molti hanno pensato che Gesù indicasse una delle porte che fa entrare a Gerusalemme. L'archeologia ci ha consegnato attraverso gli studi come c'era una piccola porta che immetteva nella città santa, e per molti gli storici il riferimento è a quella porta, ad indicare che il cammino cristiano è comunque un cammino impegnativo, un cammino che per passare per la porta stretta devi essere agile, cioè meno zavorra addosso, più leggero sei, più pulito sei e passi meglio, no? Per questa porta stretta. Ecco quindi le due indicazioni che ci fanno vivere con grande consapevolezza il cuore della legge, il cuore della profezia, che è l'amore per gli altri, brava gente. Mi fermo qui, va bene? Mi fermo qui. Davvero una bellissima pagina di Vangelo, quella che ci consegna Gesù. E siamo servi per amore nel canto che abbiamo ascoltato, quando la nostra vita fa riferimento a questa parola. È come la luce che per illuminare, no, ha i cavi della corrente. Se non c'è la corrente, la luce non si illumina. Ecco, se non c'è questa parola, allora la nostra vita non si illumina di cristianesimo, di cristianesimo, va bene? Allora illuminati, vogliamo essere delle persone che fanno luce, e allora abbiamo bisogno di mettere la lampadina della nostra vita, avvitarla in questa parola. Più è avvitata questa parola e più fa luce. E sono quelle che, sapete, fanno zazza, fanno i lampeggianti, cioè va e viene la luce perché non è avvitata bene. E allora a volte capita, quando accendiamo la luce, si spegne, si accende, si spegne, si accende, si spegne, si accende, perché non è avvitata bene la lampadina, no? È così o no? Se no, ditemelo voi, è così. Invece c'è la corrente, porta bene la corrente, allora la luce c'è. Così la nostra vita, brava gente. Andiamo avanti, forti, 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 forti. Non la smetterò mai di dirlo questo, perché Cristiano è chiamato ad essere forte, robusto. E avanti, 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 avanti. C'erano due piccoli saluti, eccoli qua. Antonella mi ha mandato una domanda. No, buongiorno Valenza, vorrei condividere con voi questo canto bellissimo, lo metto domani sera allora, Dove stanno i nostri saluti? Eccoli qua.
Ecco qua, abbiamo trovati. Pasquina vorrebbe gli auguri per il nipote Cristian, 5 anni. Pasquina, auguri a tuo nipote allora, 5 anni. Cristian, bello, un abbraccione forte. San Francesco ti sostenga. Alberto e la figlia Felicia vorrebbero gli auguri per la moglie e mamma Clara, che fa 50 anni. Clara, 50 anni, nel mezzo del cammino di nostra vita. Auguri anche a te, ogni bene davvero. Qua c'era, vediamo che era questo canto. Adele Jacobelli mi ha mandato questo canto. Luce tu. Ah, sulla luce. Tu che allontani le tenebre in me. Luce tu che allontani le tenebre in me. Illuminando le mie oscurità. Bella, no? Perché io ponga la mia vita in te. Grazie, io pongo la mia vita in te. Nel mio cuore la roccia sarai, eccoci qua. E avanti, 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 forti, forti. Leggiamo due o tre commenti che siamo stati brevi stasera. Marisa, ogni bene a te. Preghiera vicendevole. Io trovi gioia nel parlare di te. Che lindo, che lindo. Questa è da Brasile, eh? Grazie per questi esempi calzanti. Avanti, voi, grazie a voi, brava gente. Ma la vista faccia bene. Buonanotte Padre Enzo, una preghiera, un abbraccio anche a voi, a tutti, eh. Un altro e poi basta. Serena notte Padre Enzo, anche a voi. E serena giornata anche per chi la inizia, eh? Una preghiera di Elisabetta, una preghiera vicendevole, sicuramente. Anna Maria, a domani, va benissimo. Vogliamo essere luci, Annalisa, va bene, dobbiamo essere, vogliamo essere luci, brava. Un altro commento e poi basta, eh? Domani saranno 53 anni del mio matrimonio, auguri, ogni bene. Puscetto, ho letto bene, sì? Ok, allora, un augurio davvero a tutti voi. Buonanotte, brava gente, per chi si affaccia in questo nuovo giorno. Buona giornata, brava gente. Avanti, forti, 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 ok?